Iniziamo a cucire il nostro blocco. Inizieremo con l'utilizzare le strisce dei nostri gruppi che vanno dalla lettera A alla lettera E. Quindi posizioneremo in questo verso la striscia A, C, D e poi andremo ad utilizzare la striscia B e la striscia E, che sono le due strisce che siamo andati a ottenere facendo i sottotagli dalle strisce che erano rimaste, come viene richiesto dal cartamodello. Iniziamo quindi a cucire le nostre strisce tutte insieme. Inizieremo a cucire la striscia A con la striscia B e poi a seguire tutte le altre. Iniziamo a cucire la striscia A con la striscia B. Sempre piedino da un quarto di pollice, cucitura dritta. Fate un po' di retromarcia se volete. E tutte le volte che finite di cucire una striscia insieme all'altra, andiamo ad aprire dietro le cuciture. Facciamolo inizialmente con le dita in modo da andare a fare semplicemente poi una sola stiratura. Andiamo poi ad unire la lettera B con la C, sempre cucitura dritta. Ridotta, che tanto come dico sempre nessuno vi corre dietro. Apriamo la nostra cucitura, ok, in questo modo. Andiamo adesso a cucire quello che sarà la lettera C con la lettera D. Come vedete, in questo caso avremo il primo incrocio da far combaciare. Ovviamente sarà una cosa semplice, vi faccio vedere. Andremo ad utilizzare uno spillo. Ok, quindi prendiamo lo spillo. Andiamo ad infilare lo spillo esattamente nella cucitura della parte sopra e lo facciamo uscire perfettamente nella cucitura della parte sotto, in questo modo. Spero si sia visto bene e andiamo a cucire come facciamo sempre. Ecco, quando passate sopra lo spillo, andate magari un pochino più piano, in modo magari di non spostare il tessuto. Bene, come vedete l'incrocio è venuto, è molto semplice da realizzare. L'importante è, ecco, che lo spillo combaci esattamente con le cuciture, quella sopra e quella sotto. Andiamo ad aprire la nostra cucitura e andiamo ad unire l'ultima striscia, quindi la striscia E, che è quella in tinta unita. In questo modo apriamo anche qua la cucitura dietro con le dita in modo che si appiattisca un attimino, ed ecco quello che andremo a chiamare quarto di blocco. Come vedete, a fine cuciture, anche se il blocco non è perfetto ai lati, quindi non sono perfettamente allineati, non è un problema, in quanto poi prima di continuare la lavorazione con gli altri pezzi il blocco andrà rifinito. Allora, andiamo adesso a stirarlo. Per quanto riguarda la stiratura, parte dietro un colpo di ferro da appiattire quelle che sono tutte le cuciture, ok? Una volta girato il
il blocco, andremo a stirarlo. Non stirate mai dal basso verso l'alto perché potreste poi prendere dentro quelle che sono le cuciture e le righe si potrebbero stortare. Andiamo invece a stirare da sinistra verso destra o da destra verso sinistra. L'importante è che non si stiri mai verso l'alto o verso il basso. Abbiamo ottenuto in questo modo il nostro primo mini blocco. È già stato stirato, l'abbiamo già rifinito. La rifinitura di questo mini blocco sarà di 5 pollici e mezzo, quindi utilizzate pure la squadra per portarlo tutto a misura. Per creare invece il blocco completo, che sarà quello che poi andrà a formare la stella, ne serviranno 4. Io li ho già preparati, voi li cucirete con calma. Tutti cuciti esattamente nello stesso identico modo. Andiamo adesso a vedere come realizzare il resto, delle cuciture utilizzando tutte le altre strisce. Ora, alla parte cucita in precedenza, andiamo ad unire tutto il resto delle altre strisce, mettendole esattamente in ordine alfabetico. Andremo a cucire la lettera F, G, H, I, J, K, L, M. Le andremo a cucire esattamente in ordine alfabetico come sono state posizionate. Iniziamo quindi a cucire la lettera F. Ovviamente cucitura dritta, misura un quarto di pollice, come per le cuciture precedenti. Andiamo ad aprire le nostre cuciture in questo modo. Ok, andiamo a cucire adesso la lettera G. Altro incrocio. Andremo a procedere come prima, quindi spillo. Andiamo ad infilare esattamente nelle cuciture, ok? Quella sopra e quella sotto, in questo modo. Facciamo uscire lo spillo sopra e andiamo a cucire. Quando passate sopra lo spillo con il piedino, ovviamente rallentate la cucitura. Mi raccomando che le cuciture sotto siano e rimangano perfettamente aperte quando passate sopra. Perfetto, come vedete siamo riusciti a realizzare l'incrocio. Apriamo anche in questo caso la cucitura. Se vi sentite più tranquille potete già dare un colpo di ferro in modo appunto da appiattire il lavoro e andiamo avanti a cucire. Cuciremo adesso la lettera H in questo modo. Cuciture sotto, mi raccomando, aperte e appiattite. Quindi controllate che siano bene aperte quando passate sopra il piedino. Ok. Quindi in questo modo e poi andiamo a cucire la striscia successiva. Anche in questo caso ci sarà un incrocio. Solito procedimento con lo spillo. E andiamo a cucire. Sempre un po' di retromarcia se volete.
per tenere fermi i punti. Anche in questo caso andiamo ad aprire la cucitura e come vedete il nostro blocco sta prendendo forma. Andiamo adesso avanti a cucire in ordine ovviamente sempre alfabetico il resto delle strisce per ottenere il primo quarto di blocco. Bene, abbiamo cucito e stirato la prima parte del nostro blocco. Per ottenere il blocco completo, che andrà poi a creare la prima stella, andremo a cucire 4 quadrati esattamente nello stesso modo. Quindi andiamo a cucire i 4 quadrati necessari e poi ci rivediamo per iniziare ad unirli insieme e creare il blocco completo. Abbiamo ottenuto le 4 parti che andranno a creare il nostro primo blocco. Come vedete sono già state posizionate esatte per essere cucite, quindi ricordiamoci e ricordatevi soprattutto che la posizione esatta per andare poi a cucirle insieme sarà con gli angoli bianchi posizionati all'esterno del nostro lavoro, ok? Andiamo adesso a cucire con le strisce che abbiamo tagliato in precedenza, ok? Andiamo a cucire quello che sarà l'intersezione che andrà poi ad unire le nostre 4 parti. Abbiamo cucito la striscia che andrà poi tagliata per ottenere i sashing, ok? Che andranno ad unire i nostri blocchi e qua li potete vedere già preparati. Andremo a utilizzare 2 pezzi per unire i blocchi lateralmente, mentre andremo ad utilizzare 2 strisce in questa maniera, ok, che andranno cucite insieme aggiungendo poi alla fine un quadratino bianco già ottenuto in precedenza con i sottotagli. Quindi andiamo ad unire la striscia più lunga e poi uniamo tutto il blocco. Ottenuto il sashing più lungo, andiamo adesso a comporre quello che sarà il nostro blocco. Andremo quindi prima a cucire la parte sopra. Mi raccomando, quello che vedete qui è la posizione esatta che dovranno avere tutti i pezzi per essere cuciti e creare il blocco. Quindi andiamo prima ad unire i 2 blocchi con il primo sashing, ok? E poi andremo a unire la parte sotto nello stesso identico modo. Quindi andiamo prima a posizionare per fare la prima cucitura. Mi raccomando, allora in questo caso lo farò anch'io insieme a voi e andrò a puntare degli spilli in modo appunto da tenere poi fermo il tutto. Quindi andiamo a puntare un paio di spilli. Ok, come vedete poi facendo i tagli giusti il lavoro viene abbastanza perfetto. Secondo me 3 sono più che sufficienti. Andiamo quindi a cucire il primo pezzo. Sempre cucitura dritta, ovviamente, a 1/4 di pollice. Ok, andiamo ad aprire la cucitura. Potete farlo subito o anche dopo, è indifferente. Io per comodità lo faccio subito. Ok, quindi questa è la prima cucitura, andiamo ad effettuare la seconda, stesso identico modo. Mettiamo sempre 2 o 3 spilli, che non guastano mai. Come vedete la lavorazione, al di là dei tagli, che ce ne sono un po' da fare, però il resto poi è semplice e veloce. Seconda cucitura.
Ecco qua la prima parte del blocco. Andiamo adesso a cucire nello stesso modo la parte sotto. Quindi come prima, spilli. In questo modo. E andiamo a cucire. Uniamo il secondo pezzo, ovviamente andiamo ad aprire le cuciture. Quindi in questo modo andiamo poi ad unire il secondo pezzo. Tre spilli secondo me sono più che sufficienti, ovviamente potete metterne quanti ne volete, eh? Importante che siate sicure. Quindi andiamo a cucire l'ultimo pezzo. In questo modo. Adesso non ci resta che unire il pezzo orizzontale, ok, in modo da ottenere quello che sarà il nostro primo blocco. Una volta cucito l'ultimo sashing, abbiamo ottenuto il nostro primo blocco. Nello stesso identico modo andranno adesso creati e cuciti tutti gli altri blocchi necessari per comporre quello che sarà il nostro quilt. Allora, per chi sta facendo il progetto in questo video, quindi quello bianco e navy, i blocchi necessari per creare il quilt saranno 8. Per chi invece deciderà di fare la misura matrimoniale, i blocchi necessari per realizzare poi tutto il quilt saranno 18. Andiamo adesso a cucire tutti gli altri blocchi necessari. Ci rivedremo poi una volta completati tutti i blocchi.